Ci puoi parlare subito del tuo rapporto con la danza classica, col tuo essere ballerina, con la tua formazione? Allora, io ho iniziato a ballare all'età di 8 anni, cioè praticamente ho fatto prima una scuola un po' così di ginnastica artistica perché, sai, le amichette a scuola, le elementari. Poi alla scuola ho fatto un provino e da lì, diciamo, è cambiata la mia formazione, da che era, diciamo, da dilettante, poi c'è da essere professionale perché ho iniziato a fare l'Accademia del San Carlo e quindi ho fatto 8 anni. E quindi da lì, da che essere un gioco, ho iniziato proprio a fare veramente un percorso super rigido, da che cambiano le abitudini ormai, da che diventi una bambina, cioè da che sei una bambina che è abituata a giocare il pomeriggio come tutte le altre, invece tu sei lì ad allenarti con dei certi orari rigidi, inizi a cambiare l'alimentazione, inizi a capire che comunque non puoi fare determinati, soprattutto in età adolescenziale, orari, perché poi il giorno dopo se ti devi allenare non puoi, che ne so, una stupidaggine, non puoi usare il motorino perché se cadi ti fai male e dopo comunque c'è complicato. Quindi altro che rose e fiori, la danza. C'è quello e quello, cioè c'è il sacrificio come penso in qualsiasi arte. Ma bisogna quindi essere molto motivati per affrontare Sì, perché questo comunque se non si ha un carattere forte è schiacciato. campo. A proposito di carattere forte, di danza classica, parliamo un po' della Celentano. Che rapporto avevi tu con lei e che pensi del suo atteggiamento che ha, ecco, atteggiamento che ha verso chi come te vuole ballare? Diciamo che inizialmente con lei avevamo un buonissimo rapporto, cioè io ho fatto tutti i provini con lei, quindi mi ha sempre elogiato. E in un certo punto del programma, degli amici, è cambiata, cioè nel senso ha incominciato a bombardarmi dicendo delle cose che, diciamo, inizialmente io l'ho presa molto sul personale, quindi credevo a tutto quello che mi ha detto, perché giustamente venendo da un teatro, una scuola o un format televisivo, capivo che evidentemente forse qualcosa nella mia formazione era cambiata. Però poi ho fatto determinati esami anche con diciamo, personalità della danza esterne, come la Colpacova. Allora lì mi sono fatto un attimo una domanda e ho cominciato a capire che forse c'era un gusto artistico che era diverso, nel senso che lei aveva messo in discussione anche la mia preparazione, ma forse la preparazione era sempre la stessa. Era cambiato il gusto artistico, cioè comunque si può, non piace, non si può piacere a tutti, alcuni possono piacere, altri no. Invece Maria De Filippi verso tutti voi che partecipate È da me ci sembra una chioccia, sì, eh? è Protettiva? una mamma. Vabbè, che noi comunque veniamo un po' tirati dal mondo esterno, quindi noi stiamo chiusi mesi e mesi in quelle famose casette e quindi diciamo che l'unica persona a cui si può parlare, a cui si può sfogare di tutto è A proposito di amici, quest'anno i vincitori veramente stanno mettendo un grande successo. Sì. Cosa ne pensi dei quattro primi classificati e il tuo rapporto con le stagioni completate, dei comici? No, penso che comunque la cosa che mi è dispiaciuta un po', cioè i quattro finalisti, tanto il cappello, però la cosa che mi è dispiaciuta un po' è che comunque essendo un talent show dove c'è canto e ballo, siano stati premiati soltanto i cantanti, il che io penso che non sia giusto perché è uguale sia il canto che il ballo. Cioè che il canto forse per un pubblico che comunque è un po' più diretto secondo me, e la danza no, perché comunque la canzone te la ascolti in macchina, intendi un balletto in macchina, no. Però non è giusto che siamo stati proprio schiacciati, a me che loro erano delle personalità fortissime, secondo me. Cioè, Loredana, che comunque è quello che è, cioè nel senso, poi c'è Emma che è proprio, non so, lei è quella, proprio casaliccia. Poi c'è, vabbè, Pier Davide, che comunque è il cantatore, che è stata secondo me la novità di Amici. Nel senso che Amici si è sempre visto come, sempre i ragazzi che cantano, cioè soltanto l'interprete, quindi lui che comunque sa scrivere e sa anche cantare, alla fine non canta male, penso sia stata la novità insieme a Matteo, comunque lirico, però lui come noi classici del mondo classico è stato un po' penalizzato, diciamo. Il tuo rapporto con Pier Davide? Il rapporto con Pier Davide, diciamo, è nato di nascosto perché abbiamo cercato in tutti i modi, tutti i modi.
tutelare una canzone, scherzando, di nasconderlo, perché comunque non mi andava di strumentalizzare una cosa che era nata così bene, privata, per uno show televisivo, per la fine. E il suo CD sta andando benissimo. C'è una canzone inserita nell'album che ti piace particolarmente, in cui ti identifichi? Sì. Qual è? C'è una canzone particolare, dico... faccia numero 7. Numero 7? Cioè il titolo? Guarda caso. Perché? Leggi il testo, capisci perché mi piace e perché mi appartiene. Quindi ogni riferimento è puramente casuale. Voluto. Non casuale. Grazie, puoi salutare il clandestino web? Ok, salutiamo tutti nel clandestino web. Ciao. Grazie.